Buongiorno! Scusate, devo cambiare gli occhiali perché ancora non mi si vede. Voi continuate, ma vedete, c'ho questa escrescenza fastidiosa detta calazio che mi costringerà prima o poi ad andare da un chirurgo, così lo faccio asportare e risolviamo il problema in radice. Siamo arrivati a venerdì 26 marzo, terza settimana di questi incontri, queste conversazioni con ospiti completamente diversi fra di loro, quindi possono essere artisti, cantanti, politici, scrittori, imprenditori, filosofi addirittura, perché no? Settimana prossima avremo con noi ad esempio il professor Corbellini, che è un epistemologo che si occupa di scienza, filosofia della scienza, scienza, problemi bioetici. Scienza come democrazia, ha scritto anche l'Italia, paese della pseudoscienza. Vi ricordo che le polemiche infinite sui vaccini, i Novax, che sono tornate di moda in questo periodo in cui non si capisce chi sta vaccinando chi, perché poi ogni regione ha le sue liste, i suoi elenchi, i suoi parametri. C'è un dato che vi segnalo prima di introdurre l'ospite che mi ha colpito. Mi sono andato a vedere le tabelle delle vaccinazioni regioni per regioni e ovviamente c'è l'elenco delle categorie, quelle diciamo da proteggere, che sono gli anziani a seconda della fascia di età e poi il personale sanitario, eccetera. Però in ogni tabella, per ogni regione dove ci sono i numeri dei vaccinati, cioè il numero dei vaccinati e delle categorie cosiddette prioritarie, e poi in calce, in ogni regione, c'è la voce altri. Altri chi? 30.000 altri in una regione, 50.000 altri vaccinati in un'altra, 70.000. Sommando gli altri, si scopre che sulla popolazione dei vaccinati, negli elenchi dei prioritari, si aggiunge poi una cifra che in questo momento, visti i calcoli che ho fatto io in maniera empirica, ammonta a 300.000 persone altre. Ma scusate, altre in base a quali criteri? Le categorie professionali, tipo gli avvocati, il personale dei tribunali, gli architetti. Ma dice, perché stanno tutti a contatto con il pubblico. Scusate, anche le cassiere del supermercato, anzi, quelle più di tutte, perché se c'è una cosa che non ha mai chiuso sono esattamente i supermercati. Ma le cassiere e i cassieri del supermercato non sarebbero delle categorie allora prioritarie, visto che sono contate al pubblico? E i benzinai? E coloro che lavorano nelle tabaccherie che sono aperte? Cioè, come sono state scelte le categorie altre rispetto alle categorie prioritarie? Non si sa. Cioè, siamo un paese che si dichiara democratico che non osserva una regola aurea della democrazia, la trasparenza. Chi sono questi altri? 300.000 altri è una città di persone che sono state già vaccinate. E non si capisce perché. Fino al caso paradossale del signore che dice, l'ho sentito io, Ricky Albertosi, signore, lo dico per chi non è all'interno dei meccanismi del tifo calcistico, ma è stato un grande portiere anche della nazionale, il quale Albertosi ha una serie di patologie e ha più di 80 anni, non è stato vaccinato, ma suo genero e sua figlia, molto più giovani di lui, essendo avvocati, invece sono già stati vaccinati. Vi sembra normale? A me no. Punto a capo. Stefano Bonaga in collegamento da Bologna, sedicente o definito come filosofo, tout court. Buongiorno Bonaga. Buongiorno, ma proprio ti sei sbagliato subito. Bene. Sedicente mai, anzi, altri dicenti. Io ho sempre detto: guardate, io non sono un filosofo, sono un docente di filosofia all'università, di filosofi per me ce n'è tre o quattro al secolo, io non appartengo a quella categoria, e quindi si può proprio dirci se, tutto meno che sedicente, altrui Ecco, talvolta dicenti filosofi. ma Peraltro dante perché? filosofo anche a Diego Fusaro, quindi me lo potrei meritare anch'io. Ma Quindi faccio una scusami, piccola scusami, riflessione. posso dire una cosa? Stefano, Antonello. ci conosciamo da qualche anno, ma perché Sì. abbocchi sempre alle mie provocazioni? No, non è una provocazione, è che la gente ascolta e non capisce mica, pensa che un sedicente, deficiente, No, che deficiente. deficiente. No, volevo fare una piccola premessa su quello che hai detto. Questa Prego. storia della scienza,
Ma sì. Secondo voi un medico, un virologo, un epidemiologo, è uno scienziato? Ma neanche per sogno. La scienza è matematica, fisica, biologia. Questi sono esperti della materia, fanno riferimento naturalmente a ricerche scientifiche. In certi casi, quando sono biologi, danno dei risultati scientifici e gli altri fanno quello che possono. Quindi non è la scienza in crisi. Ecco, non considerare scienziati quelli che sono esperti tecnici della materia, che naturalmente fanno riferimento a delle scienze, dalla matematica alla biologia alla fisica, ma quindi hanno un livello di incertezza enorme. Allora, mi fa molto piacere questa tua precisazione, per un motivo. Io, mi pare giusto ieri o l'altro ieri al massimo, ho raccontato di un mio colloquio con Umberto Veronesi, buonanima, grande oncologo, che io ho conosciuto quando lui scrisse un articolo, io alzai il telefono e lo chiamai, in difesa degli OGM, nel senso che lui disse: se io devo raccomandare ai miei figli di fare la polenta con il mais, gli raccomando il mais OGM, perché il mais coltivato normalmente dagli agricoltori contiene, il chicco di mais, un agente patogeno potenzialmente in grado di scatenare un tumore, la piralide, un batterio. Quindi il mais OGM, diceva Veronesi, è meglio perché, perché questo agente patogeno viene eliminato, va bene. Dopodiché sì. Mi spiegò, ma stiamo parlando, Stefano, di quasi 20 anni fa, mi spiegò che la natura si è evoluta attraverso incroci che sono quindi OGM, cioè il nostro stesso organismo è il frutto di un'evoluzione. E aspetta, finisco. E poi mi disse, e qui arrivo a quello che hai appena detto tu, mi disse: guardi, la medicina più che una scienza è un'arte, che io ho tradotto così. Mentre le leggi fisiche sono leggi scientifiche, cioè se io metto l'acqua a bollire, quando arriva a 100 gradi bolle, chiaro? Fuoco, pentola, acqua, 100 gradi, ebollizione, processo, causa, effetto. Diceva Veronesi, è un'arte perché è confermato dal fatto che magari davanti agli stessi sintomi un medico li legge in un modo e un medico li legge in un modo leggermente o completamente diverso. Anche i pazienti hanno corpi diversi. Bravissimo. Quindi è vero che la medicina si rifà anche a proiezioni statistiche, ma racconto sempre il mio caso. Io ho 55 anni, caro Stefano, ho deciso di andare a fare una visita dall'urologo e l'urologo mi ha fatto fare tutti gli esami che vengono fatti agli uomini di 55 anni e mi disse: rassegnati, in base ai numeri tu non diventerai mai padre. E invece? 4 mesi dopo la mia compagna era incinta, mio figlio sta per compiere 5 anni. Quindi la conferma è che, come dicevi tu, che non sei un filosofo, ma sei un uomo di idee e di testa, la medicina non è una scienza. Poi il problema dei vaccini è un'altra questione. Però ieri io ti ho presentato in coda all'intervista di ieri dicendo: l'uomo che ha portato internet, se non in Italia, a Bologna. No, scusa, a parte, guarda, divertiamoci un po'. Io devo fare sempre una premessa quando mi intervista una persona, che è la seguente. È una frase che io adoro di Carlo Emilio Gadda: la parolina io è un parassita della vita. Io vorrei sempre cominciare i discorsi senza parlare di io e considerare il soggetto un evento fra gli altri, non una specie di origine del tutto. Questo evento, diciamo, che si chiamava Bonaghi, ancora si chiama Bonaghi, è stata la prima città al mondo, sul mio progetto, che ha dato gratis l'accesso a internet ai cittadini. Non è che io ho portato internet nel mondo, internet c'era già, però funzionava prima fra i militari, poi nell'università, eccetera. E però era tutto, gli accessi erano a pagamento. Il ragionamento dura 5 secondi. Contrariamente a quello che diceva
Being Digital, che era il famoso libro di Negroponte che ha fatto il giro del mondo, diceva che la rete era a new technology. Io dissi: non è una new technology, it's a new world, è un nuovo mondo, e al mondo si ha diritto di nascere gratis. Poi se compri una cravatta paghi, se guardi il cielo non paghi. Da quello poi ho finito, che non voglio neanche più parlare tanto di questo. Però no, io invece sì, perché vorrei capire. Il saggetto scorrerà sangue sulla rete. Da allora non avevo nessuna idea edenica di internet. Internet è irreversibile, ma come tutti i mondi è pieno di disastri, e adesso probabilmente sono più i disastri che accadono sulla rete che le cose belle. Fine. Sui disastri mi va benissimo se ne parliamo fra 3 minuti, ma giusto per la storia, io non ho detto che tu hai inventato internet, ho detto che hai portato internet a essere usato dai cittadini di Bologna gratuitamente per relazionarsi alle amministrazioni pubbliche. Di che anno stiamo parlando? Perché questo mi interessa. Di che anno l'idea è 93 e pratica è 94. Scusa, quanti anni sono passati allora? Cioè stiamo andando verso 8. I 30 anni. Tu sei stato un pioniere. Ma cioè, quel lato lì... sì, va bene, quel lato lì sì. Ma è una cosa molto semplice. Una volta che capisci che un nuovo mondo è il nuovo mondo, non può dipendere dal censo. L'accesso al mondo si deve nascere gratis alla rete, e poi ognuno fa quello che vuole. Bene, ma però avevo poi anche un'idea politica della rete, naturalmente, far intervenire il più possibile i cittadini in un rapporto bilaterale fra amministrati e amministratori, fra diciamo legislatori e cittadini, tutta una menata più complicata, ma è andata poi a finire abbastanza male, perché adesso Iperbole è una specie di tabellone elettronico. E le volte mi dicono: lei è il padre di Pebble, dico no, è orfano. Ecco, però quello che voglio dire è, nel momento in cui tu nel 93, quindi quasi 30 anni fa, ti sei presentato al comune, alle aziende di telecomunicazione dicendo: ma ragazzi, implementiamo questa roba che si chiama internet, che consente il dialogo diretto fra la cittadinanza e gli amministratori. Cosa ti hanno detto in comune? O cosa ti hanno detto le aziende di telecomunicazione? O cosa ti hanno detto entrambi? Ma è simpatico. No, io ero assessore in comune, non è che mi sono presentato da cittadino. Allora, al sindaco, l'hai detto al sindaco? Allora, il sindaco chiamava internet il sarchiappone, come la barzelletta di Walter Chiari, come dire, quelli che tutti sanno, fanno finta di sapere che cos'è. E però sembrava un cretinotto di lasciare fare i giochini. Le aziende a cui sono stato dato gratis, alle associazioni di aziende, mi ricordo che mi dicevano: ma il computer l'abbiamo già. E poi erano anche sospettosi del fatto che l'amministrazione desse qualcosa gratis. Allora erano molto sospettosi. E mi ricordo un'associazione di albergatori che potevano spiegargli che cos'era. Allora si convinsero dicendo: guarda che tu puoi telefonare in Australia col costo di un gettone telefonico. Questa cosa li incuriosì, eccetera, eccetera. Ma mi fecero anche tutta una serie di cause, perché per monopolio, tutta quella roba lì, perché naturalmente di allora scarsissimi provider di internet si sentivano, diciamo, scavalcati dall'amministrazione pubblica, salvo poi le ho vinte tutte, perché come tutti i progetti pilota ha diritto di partire, e poi mi ringraziarono tutti, perché naturalmente era aumentato il consumo, eccetera, quella menata. Tutto qua. Ma diciamo, non parliamo dei trascorsi. Ma parliamo di futuro, va bene. Parliamo di futuro, neanche del presente, non di quello che internet nel frattempo è diventato. Sì. Tu hai già evidenziato una deriva, un giudizio che mi trova totalmente d'accordo, perché internet è uno strumento meraviglioso, ma adesso internet sembra semplicemente il posto dove attraverso i social... parola, no, io dico se frequenti i social diventi asociale, cioè se hai un minimo di sale in zucca dopo un po' ne prendi le distanze, perché poi intorno a internet ci sono una serie di leggende, no? La rete è democratica,
La rete è gratis. E io dico, ma se democratica è gratis, perché i soldi li fanno solo Facebook, Google? E soprattutto, se è gratis, come li fanno i soldi? Perché non si capisce. Allora, no, evidentemente, lo sai anche tu, scusami, Antonello, i big data, come si dice, o i big data, ha superato lo sfruttamento capitalistico, perché nell'analisi di Marx c'era il plus valore che veniva ricavato dal lavoro altrui. Qui è valore totale, non ti danno indietro niente. I big data sono, diciamo, l'attività produttiva di valore che sfruttano le grandi compagnie internazionali di internet, e in cambio non ti danno nulla. Quindi siamo passati dal plus valore alla sottrazione del valore in assoluto. Spero che chi ci sta seguendo in questo momento possa capire perché io adoro parlare con Stefano Bonaga. Intanto perché è così come lo vedete. Cioè, uno, quando lui ha detto non mi piace la parola io, con dotta citazione di complemento, è così, cioè tende sempre a oggettivizzare i fenomeni, i problemi, gli approcci. Allora, poi le cronache mondane si sono occupate di Bonaga per altre vicende connesse alle sue attività sentimentali negli anni, ma a me, come ho ribadito anche ieri con l'ospite, giustamente non te ne frega niente, neanche a me. Quindi non parleremo della signora No. al cui nome è associato quello di Stefano Bonaga. Passiamo oltre. Tanto chi deve sapere lo sa, chi non lo deve sapere, se non l'ha saputo fino a oggi, che gliene frega di saperlo oggi, che siamo nel 2021? Bene. Classico. Allora, visto che è stato assessore Stefano Bonaga in una giunta di sinistra, perché Bologna è stata per anni roccaforte della sinistra, anzi, quando si votò per la prima volta in Italia con il sistema regionale nel 1970, tre regioni furono subito rosse e sono rimaste rosse per tanto tempo: l'Umbria, la Toscana e l'Emilia-Romagna. Il segretario dell'epoca della Democrazia Cristiana, Arnaldo Forlani, che ci ricordiamo noi che abbiamo una certa età, come si dice, disse: tre spine rosse nel cuore d'Italia. Una roba che adesso farebbe pure ridere, ma all'epoca, no, questo cuore rosso dei comunisti in Italia nel 1970. Bene, Bonaga, io immagino lei sia rimasto di sinistra, qualunque cosa voglia dire questa espressione. No, me vuol dire una cosa serissima. Io mi considero comunista. Allora, che uno dice, ma sei matto? Ricordo che la definizione del comunismo di Marx, molto infantile ma simpatica, comunismo è quella società nella quale a ciascuno sarà dato secondo i propri bisogni, ma a ciascuno sarà chiesto secondo le proprie capacità. Ora, questo non avviene più, e questo è, diciamo, l'impotenza della politica. Quel modello di comunismo è assolutamente moderno, perché se non si rilancia tutta la potenza diffusa nel sociale, la politica rimane impotente, come dimostra in tutto l'Occidente. La pretesa che la società complessa sia governata solo attraverso la delega e dopodiché ci si sottrae alla responsabilità sociale e politica, cosa che ad esempio ha consentito a questo paese di passare da una sconfitta tremenda nella seconda guerra mondiale a essere negli anni 60 un pieno boom economico, perché c'erano le parrocchie, c'erano le sezioni dei partiti, c'era una società flourishing, come direbbero gli americani, fiorente, con una tradizione dietro seria e morale della resistenza, ma con un senso della partecipazione ai processi. E dunque, proprio quella definizione quasi infantile di Marx è estremamente cogente in questo momento. E se non si inverte il paradigma, e l'hanno invertito le sardine, pur essendo un po' alla deriva adesso, perché le sardine, dopo 30 anni di manifestazioni in cui si diceva la politica non è alla nostra altezza, non segue i nostri bisogni, è autoriferita, eccetera, hanno detto la politica ha bisogno di noi. C'è una bella differenza. E la politica ha bisogno dei cittadini. I cittadini pensano di avere diritto alla felicità semplicemente facendo un segnino sul foglietto ogni 5 anni, una crocetta, e il 40% non la fa più, o pagando le tasse che chi può non le paga, e dopodiché fate voi.
questo discorso è un discorso a cui io tengo da sempre, perché anche Iperbole, la storia del 93, era legata a questo, di cercare di sviluppare il più possibile l'enorme potenza sociale, intelligenza, capacità progettuale, generosità di tempo che c'è nella società. Faccio una battuta sola, Antonello, poi non la voglio far lunga. Tu pensa che ci sono almeno 4 milioni di italiani che fanno volontariato, e cioè fanno politica direttamente sui corpi degli anziani, dei migranti, eccetera, dei poveri, e non sono neanche citati nel lessico politico, quando fanno politica diretta sui corpi. E se uno prende la tessera di un partito domani a Cesena, arriva subito il giornalista locale e gli dice: lei che è un politico, cosa ne dice? Io trovo questo paradossale e anche tragico. Sempre affascinato, come vedete, dall'eloquio ragionato e argomentato di Stefano Bonaga, a cui però devo rivolgere una provocazione. Yeah. Sono d'accordo sul fatto che la scomparsa, qui adesso cerco di far finta di essere uno, non dico intelligente, ma che legge, la scomparsa dei cosiddetti corpi intermedi, assolutamente. No? Corpi intermedi erano quei cuscinetti sociali che legavano insieme una cinghia di trasmissione tra i rappresentati e i rappresentanti. Esatto. E quindi si triangolava. Eliminati i corpi sociali, i sindacati, le parrocchie, tutto quello che ti pare, che poi esistono, perché a Milano ad esempio c'è l'associazione che tutte le mattine regala il pane. Assolutamente. Ma le code sono chilometriche, no? Tanto più dopo il Covid, dopo, ci siamo ancora nel Covid. Però la provocazione, Bonaga, Stefano, sta in questo che sto per dirti. Tu dici il comunismo, cioè perfetto, secondo i bisogni, no? Le capacità. Mm. Ma scusa, le elezioni del 2018 l'ha vinto il Movimento 5 Stelle, per cui uno vale uno. E la democrazia è diretta perché si passa attraverso la piattaforma Rousseau. Più democratici di così? No. Scusi, a parte che avevo proposto a Max Bugani, che qua di Bologna era uno della piattaforma, gli ho detto: perché no? Un anno e mezzo fa gli dissi: ma perché non fate un bel convegno autocritico a cui do io il titolo? C'è un buco nero, c'è qualche buco nero fra le stelle? E ricominciate a vedere tutte queste sciocchezze, appunto, della democrazia diretta, uno vale uno. E siccome siete al governo, fate anche più bella figura, perché uno è facile che faccia autocritica quando non conta più, ma quando conti ancora, l'autocritica è molto più apprezzabile e sincera. Sembra di no, però sembra che quella roba lì cominci ad abbandonare. Nulla a che vedere con la democrazia diretta, quello che dico, ma lasciami dire questo. Partecipazione si può dire in tanti modi, come consenso, come partecipazione alle deliberazioni. A me piace usare, fra le tante possibili e anche giuste, a me piace usare la partecipazione nel senso latino, partem capere, prendere un pezzo di mondo e cambiarlo, il quartiere, la scuola, la cultura, eccetera. E si può trasformare nel piccolo il mondo. Io lasciamelo dire, approfitto di voi. Io sto facendo un dibattito sul manifesto con un termine che ho inventato io, che si chiama isocrazia, e che vuol dire che i cittadini vanno considerati come isocrati, non che tutti hanno ugual potere, naturalmente, che è ridicolo, ma che tutti hanno un piccolo potere, una piccola potenza che deve essere sollecitata a esercitarsi, che sia appunto il progetto, il controllo, tempo libero, tutto quello che vuoi, e per dare ai cittadini non solo lo statuto di consumatori di servizi, perennemente delusi dai delegati dal Parlamento che non li soddisfano, ma capaci di prendersi responsabilità, quindi anche dignità e soddisfazione. E senza questo la democrazia è a un rischio terrificante. Sembra un comizietto, ma siccome io non mi presento da nessuna parte, è una riflessione. No, non è un comizietto ed è largamente sottoscrivibile. Sottoscrivibile. Aggiungo che in questa isocrazia sarebbe comunque costretta a fare i conti con quella che io ho chiamato l'infodemia. Cioè, noi abbiamo parlato nell'ultimo anno della pandemia
o sanitaria o economica come effetto collaterale. E poi c'è l'infodemia, cioè tutti noi ci balocchiamo sul fatto che mai come in questa epoca abbiamo avuto a disposizione tanta informazione, ma io dico sempre sì, ma la qualità, cioè nel senso, è inutile che mi dici che hanno aperto un bellissimo supermercato con chilometri di scaffali gratis da cui puoi tirare giù nel carrello qualsiasi cosa, perché quel qualsiasi cosa legittima l'informazione documentata, approfondita, la ricerca scientifica, che è un processo di acquisizione, con la roba, butta dentro il fast food, i Novax, butta dentro gli slogan, le cosiddette camere, le eco chamber, mi pare che si chiami, o eco rooms, no? Dove cioè le persone si ritrovano solo con quelli che la pensano come loro e quindi continuano a cantarsela, a suonarsela fra di loro, in tanti mondi chiusi. Che è una deriva questa, Stefano, che a me inquieta ancora di più. Assolutamente. Posso usare un'allegoria? Prego. Quando nella famoso incontro fa... come si chiama? Mr. Stanley... Livingstone e Stanley. Mr. Livingstone, I presume, che stavano per entrare entrambi nella foresta nera africana, diciamo così, adesso si sa che non ci sono elefanti da 200 metri, serpenti da un chilometro e mezzo, ma loro non lo sapevano. E noi ci siamo avventurati in questo nuovo mondo che è internet e non sappiamo ancora se ci sono elefanti da 200 metri, serpenti da un chilometro e mezzo. È una, veramente un'esplorazione pericolosa di un mondo di cui conosciamo appena le prime tracce, diciamo così. Per cui bisogna proprio avere l'atteggiamento cauto, diciamo, autoriflessivo e prudente di un esploratore che per la prima volta entra in un mondo nuovo. È chiaro che l'infodemia, come viene chiamato ormai, che non ha selettività, che non ha principio d'autorevolezza nella sua fonte, è un nuovo mondo pericolosissimo che dobbiamo affrontare. Come si affronta? Non sono certo qua io a dare le soluzioni totali, certamente con dubbio, sospetto, prudenza, capacità selettiva e in qualche modo conferma dell'autorità. Ecco perché fa parte, ad esempio, di una linea di idiocrazia, un uso intelligente del computer che ti permetterebbe anche di fare fact-checking, fake news, un lavoro politico anche sul computer sarebbe possibile se viene sollecitata la gente a agire nella direzione giusta, invece che fare la fotografia delle cotolette, della cravatta dell'ultima ragazza, oppure hating, putanamento, pettegolezzo. Tutto questo è la deriva terribile di cui non abbiamo notizia della fine. Sì, e da questo punto di vista devo dire che noi in Italia, non siamo un'isola, facciamo parte dell'arcipelago, no? Nel senso che è una dinamica, basta vedere cosa è successo in America. Io ho sempre sostenuto e ho sempre pensato che Trump come presidente fosse impresentabile, lui, cioè proprio Donald Trump, e quindi fosse una figura discutibile, volgare e pericolosa. Ma ho anche detto che rappresentava un pezzo di società americana che forse si era sentita sottorappresentata, perché se è vero che c'è una deriva sovranista, brutale, è anche vero, Stefano, che da sinistra spesso si è avuta una concezione elitaria della conoscenza, elitaria del rapporto sociale. Io penso al film di Ettore Scola, La Terrazza, in cui questo establishment... Fighetteria di sinistra romana. Esatto. La fighetteria di sinistra romana, sì. La quale dalla terrazza guardava schifata il macellaio sotto casa, che però macellaio sotto casa non solo svolge una funzione sociale perché nel commercio ti vende la carne, ma ha diritto di voto esattamente come te che sei sulla terrazza, però non lo puoi schifare, perché se lo schifi poi si arriva al paradosso che le periferie che una volta votavano a sinistra votano a destra, e invece i centri, il quartiere Parioli per definizione, che una volta era un quartiere di destra, adesso è diventato il quartiere del Partito Democratico.
un bel cortocircuito, mi verrebbe da dire. Sì, mi ha chiesto di definire il PD una settimana fa, che Prodi addirittura dopo mi ha rimandato l'intervistatore a me. Gli ho detto è un taxista senza taxi. Ah, non un taxi senza autista, un autista senza il mezzo. Esatto, cioè, si guidano fra di loro, ma non hanno il mezzo. E se non c'è il mezzo, quello... Faccio ultima battuta sulla funzione dei partiti, guarda, sì. Su due cose che si possono dire. Tu pensa, in questa tragedia della pandemia, solo la funzione di traduzione dei partiti, di traduzione delle norme che arrivano dal potere centrale, alla percezione dei cittadini, responsabilizzarli, farli ragionare, renderli appunto consapevoli del dramma, era una funzione fondamentale. Saltata quella, c'è stata una specie di scontro diretto, anche sufficientemente sopportato bene dalla maggioranza della popolazione italiana, di normative poco chiare, spesso violente, difficili da capire e senza nessuna traduzione. E quindi lasci la gente scoperta. I partiti, anche solo di 20 anni fa, avrebbero fatto un'enorme, diciamo, operazione di traduzione, di compensazione delle difficoltà anche informative. Non ho altro da dire, credo che sia scaduto il tempo, Antonello. Ecco, siccome ieri quando ci siamo sentiti tu mi hai detto ma come facciamo a tirare per mezz'ora, cosa ci dobbiamo raccontare? Purtroppo la mezz'ora è volata, potremmo fare agevolmente altri 30 minuti con Stefano Bonaga, ma invece questo spazio purtroppo non ce l'abbiamo. Però Bonaga, visto che la pandemia non si risolverà a breve. Visto che io ho 60 anni e lo dico... Non dico la sua età, ma diciamo che lei ha qualche anno più di me. Un bel po' di più, però portati splendidamente. Sembra un attore hollywoodiano, la faccia un po' segnata da Steve McQueen. Prima della fine di questo ciclo di conversazioni, Bonaga, ci risentiamo, Stefano. Se ma sì, piacere. Antonello, lo sai che ti ho sempre detto che tu eri troppo intelligente per fare la televisione. Basta, che sembra una sviolinata. No, ma sai così che... te lo dissi già allora. Sì, lo so. Però ti saluto, dice... allora. Auguri a tutti, statevi bene. Sì, come dice Mr. Wolf in Pulp Fiction, basta fare provini fra di noi, perché sennò, no, ecco, non dice provini. Bene, grazie a Stefano Bonaga, che vedremo e risentiremo prima della fine di maggio per fare un bilancio anche dell'evoluzione del governo Draghi. Oi aristoi, i migliori, il governo dei migliori, l'aristocrazia. Sì, non piangere Stefano, ti prego. Restituisco la linea a Milano, noi poi ci vediamo lunedì. Addio piacendo, forse riusciremo a collegarci con Edoardo Bennato a Napoli. Grazie Stefano, buon weekend a tutti. Arrivederci.